stato puntuale, ne? Si pulisca bene i piedi. Su, s'accomodi. Puntuale, ecco una cosa che fa piacere. Cammini in punta di piedi, ne? Se no mi sporca il pavimento. Si accomodi, lo beve un goccetto di caffè. Ma è poco più di un ragazzo, lei, santo cielo. Come si chiama? Bertazzi Giovanni. Ma è quasi un bambino, ne? Non lo so mica io se è un ragazzo così giovane. Ma ce l'hanno detto cosa deve fare? Il comandante mi ha spiegato tutto. Guardi, ci do questo, è caffè freddo. O forse magari preferisce un vermutino? Un'aranciata? No, va bene il caffè. Posso fumare, signor? Prego, prego. Anche Fausto ha sempre la sigaretta in bocca. Pieni di vizi voi uomini. Però, tutto sommato, lei mi dà l'impressione di essere un bravo ragazzo. Sì, sì. È studente lei? Sì. Bravo. Io sono la zia. Sarebbe più giusto dire la mamma, no? Sono 7 anni che mi occupo di lui. Metta qui la cenere. Dal giorno della disgrazia. Alle manovre, giocando con una bomba. E dico giocando, perché cosa sono diventate poi mai queste manovre al giorno d'oggi? Il comandante mi ha già spiegato. Un uomo come lui, anche abbastanza ricco, né? Sì, sì, ricco. Forte come un leone, sano come un pesce. È solo al mondo. Venga. Ho appena dato la cera, stia attento a non scivolare, né? Guardi che non è cattivo, né? Ma non lo contraddica mai, non discuta con lui. E mai chiamarlo capitano. Solo e sempre signore. Sì e sì, signore. Ha capito? Si può, Fausto? Entri. Soldato Bertazzi, seconda compagnia sanità, comandi. Siedi qui. Il cognome non mi interessa, come ti chiami? Giovanni. Bene, ti chiamerò Ciccio. Chiamavo Ciccio anche l'altro attendente e quello prima di lui. Vi ho sempre chiamati tutti così. Se non ti va, dillo liberamente, tanto ti chiamo Ciccio lo stesso. No, no, Ciccio è un bel nome. Allora, Ciccio. Comandi. Niente comandi. Con me scordati di essere militare. Sì, signore. Cammini? Sai camminare? Cammino, sì. Ne sei sicuro? Penso di sì. Magnifico. Abbiamo un Ciccio che pensa. Un Ciccio pensatore. Beh, da oggi proibito pensare, va bene? Come vuole, signore. Per 7 giorni dobbiamo soltanto tollerarci. 7 giorni, 5 più 2. E camminare trottando, giusto? Giusto. Domattina alle 7 partenza, Genova, Roma, Napoli. Tu conosci? Napoli no, ma non sapevo che ci saremmo dovuti fermare a Genova e a Roma. Credevo solo Napoli. Perché? Ci fermiamo? Chi ha detto che ci fermiamo? Solo se ne avrò voglia, se qualche pallino comanda. Questo è il barone. 6 anni, castrato, e mi odia. Cerca sempre di farmi inciampare, ma gli è sempre andata male, povero barone. Brutto castrato assassino. Io lo insulto e lui mi odia. Alzati tu. Su, in piedi. Ehi, ma sei piccolo, maledizione. Poco più di un nano. Anche di gamba corta, eh? Va bene, proviamo. Vieni. Qua, da questa parte. Qui, prendimi il braccio. Ma leggero, non stringere che basta una pressione. Vai, cammina, dai. Oh! Camminare, camminare, eh? Vai, accelera, attento alla console. Oh, ma dove credi di essere? Un funerale? Di qua, a sinistra, girati da questa parte, vai! Vai, ma cos'hai paura di rovinare il pavimento? Devi piantare i tacchi dentro la cera. Lo stampo ci devi lasciare. E freghiamocene, dico, la vecchia pazza che non fa altro che pulire.
Ma dove ti attacchi? Alla mano di legno? Più su! Ragazzo, devi sincronizzare il passo come un orologio. Vabbè, va, passa. E non far vagolare troppo il cervello. Si pensa seduti, d'accordo? Sì, signore. Fate un whisky adesso. Ma signore, io veramente bevo poco. Anzi, per niente. Ecco, con me bevi e poche storie. Ti ingrasserò a whisky. Vieni, dove sei. Ah. Quando non ne puoi più, rovescialo pure da qualche parte. Anche in tasca, basta che io non me ne accorga. Capito? Alt! Cosa fai, Ciccio, il furbo? Non con me, ragazzo, eh? Mai con me. Tu adesso te lo... Ehi, barone, sei qui. Te lo bevi tutto e mi restituisci il bicchiere vuoto. Intesi? Un whisky di 12 anni, vogliamo scherzare? Brucia? No, signore. Sei piccolo e non sai camminare, però devo riconoscere che non puzzi. Stai bevendo o no? Sì, signore. Bene. Tuo predecessore sapeva di stalla, di minestrone riscaldato. Va bene, adesso puoi andare. Domani mattina alle 7 qui. Puntuale, mi raccomando. Lavato e stirato. Ho ricevuto? Sì, signore. Tu che ne pensi, barone? Un po' coglione, ma tutto sommato un bravo ragazzo. Non ha mica avuto paura. No, no, vedrà. Sembra cattivo, ma è una brava persona. Brutto castrato assassino. Vai via, va. Bellissima estate, almeno piovesse. A te dà fastidio il caldo, a te? Non molto. Scommetto che tuo padre è un contadino. Mio padre è impiegato. Vabbè, allora lo era tuo nonno. C'aveva un negozio. E allora il tuo bisnonno, non tiriamo la lunga, dai. Di un po', contadino. Te l'ha detto mia zia di non contraddirmi mai? Oppure sei tu che pensi che sia giusto provare pena per il povero Cristo qui presente? No, signore. Cos'è, non ti faccio pena? Beh, non lo so, signore. Direi di no. Lo vedi che sei di gomma. Sei nero di capelli, te? Beh, proprio nero no, castano. Hai visto come sono nero io? Un corvo. E alle donne piacciono i capelli neri. Fanno maschio, dico. Ehi, c'ho mica qualche capello bianco? No, no, nemmeno uno. Hai sentito? Che cosa, signore? Odore di femmina. Ehi, com'erano, dimmi? Alte? Piccole? Giovani di sicuro, lo riconosco l'odore di ascella giovane. Eh? Ciccio, com'erano? Descrivere, per Dio. Non lo so, non l'ho viste bene. Erano due, però. Ma dove ce l'hai gli occhi? Ti piacciono le donne, sì o no? E se ti piacciono, non sai riconoscere se un seno è fatto a pera o a pagnotella, se un culo è alto o basso. Cosa credi, che io soffra perché non posso più vedere i tramonti o la cupola di San Pietro? Il sesso, le cosce, due belle chiappe, ecco la sola religione, la sola idea politica, la vera patria dell'uomo. Hai capito? Chiudila. La fica. Sì, sì. Bevi anche te. Vieni che bello, vieni. Oh! Cinque più due. Sette giorni con sto matto. Oh, io non ce la faccio. A Napoli. Ma che bisogno c'aveva ad andare fino a Napoli? Non poteva fermarsi a Genova. Stiamo per arrivare. A Genova mi farai il sacrosanto piacere di levarti la divisa. Ce l'avrai, no? Un abito borghese. No, signore. Va bene, te ne compro uno. Non voglio sembrare affidato alle mani caritatevoli della patria. Oh,
Guarda che non sei con me per fare il facchino. Trovane uno alla stazione. Sono lì per questo. Facchini si nasce. Sì, signor. Facchini e poeti si nasce. Dimmi la verità, sembro mica un gelataio o un infermiere. No, no, sta benissimo. Che fai, ti specchi? Anche vanitoso sei. Cammina. Stai attento alla colonna. L'ho vista. Passa di qua. Signore, c'è un'auto. Siamo a Genova, città civile, si fermerà. Grazie, compagno autista. Insomma, tu non parli, non ridi. Mi farebbe più compagnia un cane lupo. Oh, Ciccio, parli? Sì, signore, ma se parlo sbaglio, comunque ci provo. Prova, vediamo cosa esce da quel cervello. Oggi è una bella giornata, no? A te. Bella? Perché bella? Non lo so, forse perché c'è il sole. E chi ha detto che il sole è bello? La pioggia è bella, Ciccio, la pioggia è rumore, è musica. Io vedo con le orecchie, lo vuoi capire? Era meglio se stavi zitto. Ma me l'ha detto lei di parlare. Sì, ma non del sole. Dimmi come sono le ragazze. Quali ragazze? Ma come, io le sento e tu non le vedi. Ciccio, ti porto con me perché devi guardare e riferire. Allora? Beh, le ragazze ci sono, ma sembrano piuttosto... Ciccio, io non mi devo fidanzare. Dimmi come sono fatte le puttane di questa strada, dai. C'è una piccola col vestito rosso. Niente, soffermati solo su quelle alte coi fianchi grossi. Piacciono alte a me. Ce n'è un'altra. Fianchi? Così, così. Di grosso c'è solo il naso. Alta col naso grosso? Come c'hai i piedi? Eh? Come sono i piedi? Due bei fettoni. È un travestito, non è una donna. Fidati. Allora? Dai! Avvocato, mi raccomando, niente a cambiare. Una gomber coi fianchi grossi ci sarebbe, ma adesso è occupata. Andiamo avanti. Se ne vedi una alta coi fianchi grossi, fermati. Che brutto odore di frociaccia. Signore. Ehi, che cosa c'è? Credo di aver visto il suo tizio. Sì, alta? Alta e coi fianchi grossi. Un donnone, eh? Bene, gambe? Belle, bellissime. E i capelli? Ce li ha neri, vero? Sì. Come sono, neri? Sono neri? Sì, sono neri o no? Neri, neri, neri. Guardala bene e ricordati in che punto della strada si trova. No. Sta attento. Signore, attento alle scale. Domani torniamo. Ma non dobbiamo partire stasera. Ciccio, come deve essere l'obbedienza? Te l'avranno insegnata, no, queste fregnacce in caserma? Pronta, rispettosa e assoluta. Ecco, domani, Ciccio. Oggi non mi sento venereo. Domani tutta vita. Attento al gradino. Prima me lo devi dire, non dopo. Imbecille! Alta, nera e con due belle chiappe. Domani ci divertiamo. È rosso. Scusi, signore. Mi può dire dove sta strada che non so leggere? Guardi. Vai, zitto tu. Sempre dritto di là. Poi seconda a destra. Vada, vada tranquilla, vada. C'è il gradino. Sì, va bene. Adesso cerca di non mandarmi sotto questa 600. È una 600 o una 500? 500. Truccata, però. Where's Daddy, Nancy? At the bar, Mommy. Hello. Andiamo a dormire. Ciccio! Eccomi, signore. Dov'è? Dov'è? Stavo a vedere la televisione. Danno chiedi perdono a Dio, non a me. Stupidaggini americanate. Solito spaghetti western. Te lo racconto io. Poi il gringo scappa, c'è un inseguimento a cavallo e... lui e lei partono verso il nord. Americanate. Odore di camomilla. Hai fatto? Bene, hanno riportato i vecchi vestiti. Senti? Senti il fischio del treno? Apposta sono venuto in questo albergo. Il rumore del treno fa compagnia la notte. Com'è la stanza? Le pareti come sono?
La tappezzeria è a fiori. Ci sono quadri alle pareti? Scene di caccia, rovine romane? Qui c'è un signore in cilindro con delle lepri morte tutto intorno. Scene di caccia, no? Come ti dicevo. Va bene, va, adesso puoi andare a letto. Non ho più bisogno di te. Se ho bisogno, ti chiamo. Sì, signore. Sì, signore. Come lo dici bene? Servo nato sei. Vai, 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 madamina. Levati dalle balle, vai. E non ronfare. Ronzetto. Si incazza perché gli dico sì, signore. Pensa un po' se gli dico affanculo. Porca una vacca schifosa. Chi? Ciccio! Signor sì! Li hai comprati i giornali di Torino? Sì, li ho presi. Portali qua. Ecco i giornali, signore. Serve altro? È certo che serve altro. Come li leggo i giornali? Eh già, è vero. Saprai leggere, no? Sennò che studente sei? Certo. Che cosa devo leggere? Niente sport e niente cronaca. Allora la politica? Non dire cazzate, Ciccio. Sono spettinato? No, signore. Cosa c'entro io con la politica? Me la garantiscono la fine del mondo, forse? E allora? Leggi gli annunci economici, sono i più divertenti. Comincio dai matrimoniali. Di solito sono in ultima pagina. Leggi, attacca. Alta, settentrionale, 39enne, sportiva. Conoscerebbe bancario affettuoso, meridionale, amante bambini, cattolico. Lo vuole proprio con tutti i difetti. E poi? Celibe, ben educato, sposerebbe signorina 30-40, bella presenza, Frigida. Celibe, ben educato, sposerebbe Frigida. Te lo dicevo che sono divertenti. Ce n'era uno tempo fa che diceva 56enne brutta, sposerebbe signore, ottima educazione, capace apprezzare verginità. E un altro, vendesi cranio con mascella inferiore, telefonare ore pasti. Basta così, va? Va a dormire, che mi devo smontare il braccio qui. Potessi smontarmi la testa oltre che il braccio. Se vuole aiuto. Ma non essere ridicolo, vai, cosa vuoi aiutare? Non ho bisogno d'aiuto io. Vai, vai in branda. E non squagliarti, eh? Se mi accorgo che esci, ti sistemo, guarda, per il resto del tuo servizio militare. Bene, signore. Sveglia alle 8. Va bene, buonanotte, signore. E non ti masturbare. Prego. Non farti le pippe. Fanno compagnia i treni, ma non ti fanno dormire. Mannaggia, facevo un sogno così bello. Sognavo che ero tornato in caserma. Oh.
ci farà con quella foto se non la può vedere? La ragazza è carina, che sia la figlia. Ma perché si porta presso la pistola? Che ci fa un cieco con la pistola? Oh, mi scusi. Ah, non fa niente. Non fa niente, bella. Non mi hai fatto male. Il signore è servito. Il cappello, signore. Signor Vezzoso, il cliente ha fatto una mano sola. Deve pagare metà tariffa? Ma cosa dici? Andiamo. Ehi. Com'è la ragazza? Piccola e magra, peserà 40 kg. Brutta bastarda, neanche punto un dito. Averlo saputo le davo da fare la mano di legno. Ehi, quant'è qui? 7.500. Tieni il resto, ragazzo. Grazie. E lei, manicurista, impari a usarle meglio le sue pinzette. Andiamo. Stia attento dove cammina. Dove sei? Odore di piscio di gatto. Mi sembra qui. Sì, sono sicuro, è qui che l'abbiamo vista. Che l'hai vista tu, se vogliamo essere precisi. Sì, comunque lei non c'è. Invece Ciccio ti sbagli. La strada è questa, ma il posto no. C'era vicino la panetteria. Andiamo. Ma no, sono sicuro. Ehi, ragazzino, cos'è? Solo perché c'hai gli occhi credi di vedere meglio di me? Aveva ragione lei, signore. Ecco la panetteria. È qui che l'abbiamo vista, che l'ho vista. E allora? Ma oggi non c'è. Se non c'è, arriverà. Adesso mi porti a un bar e poi torni ad aspettarla. Andiamo. Non ne potremmo cercare un'altra? No, voglio quella di ieri. Io mi affeziono alle donne. Sono un sentimentale. E se la vedo, che le dico? Niente. Lascia parlare lei. Lei ti chiede 10.000 lire e tu ripatti 15. 10 per la marchetta e 5 perché non ti chieda come è successo. Le puttane, quando trovano uno che ritengono più disgraziato di loro, diventano subito mamme. E io lo sono già abbastanza, figlio di puttana. Giusto. Giusto che? No, volevo dire... Oh, Ciccio, vai sì o no? Vai? Sì, va bene, signore. E dille la verità. Cameriere. Dica. Un gelato al whisky. E mi porti anche un giornale. Trovalla quella di ieri. Se gliene porto una che non è alta, se ne accorge e chissà come se incazza. Capisco il culo grosso, ma che ne frega dei capelli neri se non li vede? E non solo neri, li vuole anche lui. Oh, e se gli portassi questo? Sai le risate? Mamma mia, meglio il frosco. Per essere lunghi sono lunghi, ma è biondo. Ciao. Ciao. Cosa fai? Cerco una ragazza. Bene, l'hai trovata. Mi chiamo Marilyn. Cosa c'è? Non c'hai soldi? No, non è questione di soldi. E allora? E allora sto cercando una ragazza con i capelli neri e i fianchi grossi. E che misura di reggiseno deve avere, eh? Ma che c'entra? Magari ci potessi venire io con te. Solo che ci ha avuto un incarico da un amico. Insomma, uno che gli piacciono le donne alte, coi capelli neri e il culo bello grosso, ma capito? Allora ti ci vuole la Mirka. Mirka, sei qui un romanino che ti vuole. Cercavi me? Forse. Forse sì o forse no? Lei ha i capelli neri. Sì, perché? Ce l'ha pure lunghi. Senti, ma tu sei venuto per scopare o per farmi le trecce? L'ha sentito, professore? No, io niente, vengo per conto di uno che vuole venire con lei. Senti, e se non vado bene, perché non viene lui a vedermi? Lui non la può vedere, è certo. Ah, adesso capisco, povero figlio. Ecco, queste sono proprio le cose che lei non gli deve dire, niente compassione, se no gli gira. Dico, ma non sarà mica un depravato, eh? L'ultima volta sono andata con un gobo e mi ha dato tanti di quei lerfoni. No, lui è una persona distinta. Ma anche il gobo era distinto. Scusi, lei dov'è che abita?
qui dietro all'angolo, in via Santa Brigida, al numero 9. Va bene, fra 5 minuti siamo da lei. Ci aspetti, signora Lippis. Buongiorno, professore. Buon lavoro, Mirka. Me ne porto un altro di whisky. No, va bene così, tieni il resto. Vai, 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 vai. Tutto ok, signore. Si chiama Mirka, ci aspetta a casa. Bravo, vuoi un gelato? Volentieri. Sei sicuro che è quella di ieri? Sì, era lei. Sicurissimo, stava vicino alla panetteria. Allora andiamo. Ma il gelato, signore? Niente, non mi va più. Troppa crema. Andiamo all'assalto, Ciccio. Andiamo a far divertire l'amico. Quale amico? Ma vedi che cominci a diventare intelligente? Oh, io qua non vedo dove metto i piedi. È buio questo, eh? Andiamo bene. Meno male che ho il mio radar. Dai, appoggiati a me che ti guido io. Qui c'è la curva. Attento al gradino. Ah, adesso ci vedo. Ah, io ancora no. Siamo arrivati. Suono? Aspetta. Suona. Dai, Ciccio, suona. Si accomodi. Faccio strada. Sarà stanco, sono più di 100 gradini. 152. Non guardi il disordine, eh. Tieni qui. Beh? Io mi chiamo Mirka. Io Antonio. Vogliamo procedere? Patrizia! Venga. Vieni a far compagnia a questo bel signorino. Scusa se tocco, eh? Mi sembra che andiamo bene. Hai un profumo un po' forte. Che roba è? Ma perché non ti piace? E per tu lì il profumo degli hippie? Perché? Sei hippie, te? Chiudi bene la finestra e non accendere la luce. Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusa. Tanto per te non è lo stesso. Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia. Scusi tanto, signorina. Adesso le preparo un bel caffè. È un vero signore, ma perché non si è sposato? Chissà che bella pensione che ha. E tu? Guarda che mi ha pagato molto bene, se vuoi approfittare. No, grazie, signore, grazie. Ma guarda, senza complimenti, sai. Come se avessi accettato, signora Mirka, grazie. Radori. Piacere, Bertazzi.
Signore, perché quando siamo entrati gli ha detto di chiamarsi Antonio? Cosa credi, che lei si chiami veramente Mirka? Se lei si chiama Mirka, io mi chiamo Antonio. Dai, cammina. Bugiarda d'un bugiardaccio d'un ciccio. Ma hai detto che era quella di ieri, invece non è vero. Lei ieri stava a San Pier d'Arena dalla madre. Scusi, ma a me sembrava la stessa. Non è vero, lo sai benissimo. Cammina. Vieni da questa parte. Fortuna che è andata bene, va. Però te ne spezzavo le gambe. Ogni tanto ti squagli, eh? Vabbè, anch'io da ragazzo non stavo mai fermo. Grazie, signore. È passata a Pisa? Non ancora. Stazione di Pisa, al secondo marciapiede in arrivo. Siamo a Pisa. Per Roma. Lo so, non sono sordo. Ci fermiamo molto a Roma. Ma vedremo. Ho un cugino prete e dovrò farmi vivo. Tu non vedi l'ora, eh? Perché sei così impaziente ad arrivare a Roma? Puttanelle che aspettano? No, nessuna puttanella. Allora la tua ragazza. Ce l'hai, no? Come si chiama? Diana. E com'è? Nera? Sì, sì, però ha i capelli corti. I capelli corti? Perché a me piacciono nere con i capelli lunghi. Cos'hai paura, che te la rubi? Passava qualcuno? No, nessuno, signore. Al secondo marciapiede in partenza e rapido per Roma. Io un po', perché ieri non te la sei scopata quella... come si chiama? Quella Mirka. Era tutto pagato. Hai paura delle malattie? O vuoi conservarti vergine per la tua Diana? Eh? Ma di che ti impicci? Oh, sei indiscreto forte. Che fai, frughi nella mia intimità? Guarda che io te butto giù dal treno, sai. Di la verità, tu stai pensando perché non si occupa dei cavoli suoi? Io? Me possino cegare. Ah. Abbiamo visite, Ciccio. Uomo o donna? Dal gradevole odore di gelsomino direi donna, o mi sbaglio? Ma io ho visto lo scompartimento vuoto, ma se disturbo... No, si figuri, non faccia cerimonie. Se vuol far bicchieri con noi... Come ha detto, prego? Se vuol far bicchieri con noi, sei o non sei in Toscana, scusi. No, no, grazie, no. Approfittare, prego, la riserva in valigia, munizioni da bocca, prego. Veramente ottimo. Il signore crede di poterci prendere per i fondelli, è vero Ciccio? Ah? O che tu fai, Pisano? Tu bari? Fermo lì, non vorrà mica andarsene, eh? Vuol negare un po' di conversazione al qui presente rottame? Signore, io capisco benissimo la sua condizione, ma... La mia condizione? Quale condizione? Ho una condizione io, Ciccio. Ma signore, io non la conosco e mi dispiace. Anzi, se lei permette... No, nessun permesso. Ma io volevo soltanto presentarmi. E io non voglio conoscere il suo inutile nome. Sia anonimo, le conviene. Ehi, Pisano, vieni qui. Ti voglio dire una cosa in confidenza. Sono ubriaco, capito? Ma questo va bene, va benissimo. Ogni tanto ci vuole. Scarica. Io dico sempre... No, niente, tu niente. Tu non dici proprio niente. Tu non niente, puoi dire. Stai zitto e te ne vai. E te ne vai perché mi sei antipatico e non ti voglio qua dentro. Vai a te, tuo puzzo di gelsomino. Sta giù tu. Vai io. Thank you.
gran bastardo che sono. Grandissimo, unico bastardo. Tagliarmela dovrei. Beh, non mi direi che non ti faccio divertire. No, no. Mm? Voleva farmela il pisano. A me non mi buggera nessuno. Neanche tu, Ciccio. Mm? Ci siamo capiti? Perché, scusi? L'altra notte a Genova. Hai frugato o no nella mia valigia? Signore, ma non l'ho fatto apposta, era aperta. L'hai fatto di nascosto, come una serva ladra. Fa che ti colgo un'altra volta e ti rifilo un calcio in culo come Dio comanda, intesi? E adesso lasciami dormire. Svegliami poco prima che arriviamo a Roma. Non ha detto niente della pistola. Eppure l'ha capito che l'ho vista. Figuriamoci. Ma quando arriviamo a Roma? Non ce la faccio più. E il mio comandante questa l'ha chiamata una licenza premio. Hai visto la pistola? Sì. Sai perché la porto con me? No. A Napoli devo uccidere una persona. Sei messo in paura, eh? Ma va a morire ammazzato. Hello, Sister O'Brien. Welcome, Monsignor. Did you have a good trip? Yes, very pleasant, thank you. Basta così, sorella, versi. Ecco, va bene, danke schön. Che è sta roba? Tieni, mangiati la ciliegina. Grazie, signore. E sputa lo stecchino. Credo che sia arrivato suo cugino. Vieni verso di me con le braccia allargate come una soubrette. Sì, signore. Allora è lui. Dove sei? Fausto. Ehi. Bravo. Che piacere rivederti. Vieni piccola, hai due ore di libera uscita. Grazie. Vattene al cinema se vuoi, scappa. Allora, sempre in forma tu. Il tuo bel nasone. Ah, anche tu sempre bello, elegante. Sì. Oh, sei bellissimo. Porti sempre la veste? Ho anche l'abito, ma lo porto solo in viaggio. E il padroncino come va? Gli dai qualche svago di tanto in tanto? Ma smettila, Fausto, che cosa dici? Non fare la mammola. Cosa ci staresti a fare altrimenti in mezzo a tutte quelle monache? Ma Fausto, che cosa dici? Lascia stare le suore, poverette. Sì, uomini e donne. Ecco cosa siete voi, preti e monache. Uomini e donne. È molto bello qui. Uno spettacolo che non finisce mai di meravigliare. Sì. Di sera si vede tutta Roma illuminata. Ecco. Oh, scusa, Fausto. Scusa? E scusa di che? Me ne frego io di non vedere Roma. Non mi è mai piaciuta Roma. Per me Roma è la capitale della Turchia, città grande e bugeruna. Anzi, perché non vieni con me a Napoli? Eh? Tu mi dai la tua assistenza spirituale e io ricambio a vermicelli e vongoli. Magari. Ci verrei, sai, ma non posso. Ho tanto da fare qui. Ah, piantala, va. Anche se mi sento così inutile. Delle volte vorrei essere un semplice parroco di campagna, a contatto con le vere miserie dell'uomo. Sì, balle, retorica. Di una cosa piuttosto, 30 secondi per rispondere. L'inferno, il diavolo, esistono? Ma dai. Dai, 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 rispondi. Esiste il diavolo? Sì, il diavolo esiste. Esiste perché esiste il male. Ma no, di là, dico, dall'altra parte. Oh, smettila, Fausto. Lasciamo stare questi discorsi. Tu piuttosto, cosa sei venuto a fare qui a Roma? A trovarti. Ho bisogno della tua benedizione. Non scherzare, Fausto. Non scherzo. Tu sei già perdonato, Fausto. Ed è per questo che ti invidio. Ti ho sempre invidiato, sai. Tu dirai che io bestemmio, ma questo penso. Che tu sei fortunato. Perché la tua sofferenza è con te ogni minuto. Ti stimola, ti libera, ti redime. Sei salvo tu. Per questo ti invidio. Che cosa sto dicendo?
Continua, continua. Parla pure. Sapesse quanto ci ho pensato in questi anni. Mi sembra che la tua croce possa essere la tua ragione di vita, cioè la salvezza. Io invidio i pazzi, i malati, i bimbi innocenti. Solo loro sanno capire e vedere più di me. Vuoi dire che è una fortuna essere ciechi? Può darsi, ma non per le tue ragioni. È una fortuna essere ciechi perché i ciechi non vedono le cose come sono, ma come immaginano che siano. Ma io no. Io non immagino niente, non ricordo niente. Potessi vedere il mondo qui, adesso, credo che guarderei solo pietre, deserti, nemmeno animali, alberi. Solo pietre. Perché anch'io sono una pietra. Allora, questa benedizione. Coraggio. Un segno di croce, due fesserie in latino. Ed eccomi vaccinato contro il peccato. Ammazzalo! Bravo, lascia qui che verso io. Mi scusi, signore, ma che cosa andiamo a fare a Napoli? Ti dirò, devo partecipare al Festival della Canzone Napoletana. Non far domande, Ciccio, sii turista. Chiedo scusa. Non c'è di che, figliolo. Ehi, l'hai visto? Chi? Lì, lì, lì. Ah, sì. Cosa sta facendo? Credo che vende i biglietti della lotteria. Ecco, adesso si sta sedendo. Tieni, compraglieli tutti e mandalo via. Fallo sgombrare, via. Svelto, vai. Io porto subito. Ha fatto bene, signore. Quello è poveraccio due volte. Quando va a casa la moglie lo bastona pure. E lui che fa? Non reagisce mai? Incassa e ringrazia? Reagisce, sì, con la bottiglia, scolandosi 8-9 litri per sera. Scommetto che un giorno o l'altro quella la trovano strozzata. Chi? Sua moglie, lei dice? Sì, io dico. Siamo cattivi noi. Noi ciechi. Ecco i biglietti, signore. Mettili in tasca. Abbiamo fatto la nostra buona azione anche oggi, eh? Che sta ragazza quando arriva? E che ne so io? Tutte uguali. Sarà ancora lì a pitturarsi la faccia. È andato via il cieco? Oh, è andato via? Sì, sta andando via. Saluta. Se sta a fare certe scappellate. Ci credo. Non avrà mai visto tanti soldi in vita sua. Non mi sono mai divertita tanto, lo sai Gianni. Sono proprio contenta di non essere andata al mare con i miei amici. Il signor Fausto è proprio una forza, una cannonata. Senti quest'altra allora, Diana. Il nano del circo sposa la gigantessa. Dopo qualche settimana gli amici gli chiedono: beh, com'è andata? E il nano risponde: bene, solo che quando facciamo l'amore non ho nessuno con cui parlare. Questa non mi è piaciuta. Mi sa tanto che non l'hai capita. No, non è che non l'ho capita, non mi è piaciuta proprio. Va bene, non litigate. Senti una cosa. Ui, dove ti sei cacciata? Bella. Dimmi una cosa piuttosto, dove vi siete conosciuti così? A Viterbo, tutte e due siamo di Viterbo. Io ero andata a cinema con mia madre. Sto bel Casanova mi si era seduto vicino e Daia che allungava la mano. Allora io ho cambiato il posto con mia madre e lui non se n'è accorto. Ha riallungato la mano e si è rimediato una bella borsettata in faccia. E così ci siamo conosciuti. E poi lui è andato a far soldato, mio padre l'hanno trasferito e così è come a Roma. Che mestiere fai? La babysitter. Ah, interessante. Se non ci fossero di mezzo i bambini. Questo è vero. Ecco zio, signor Fausto, io la ringrazio, ma non si scomodi. No, se lui ti è zio, io ti posso essere padre. Dammi un bacio, dai. Sì, ma non così, un po' meglio.
Ciao Gianni, anzi Ciccio, telefonami stasera, Ti accompagno. Molto cordiale. No, no, vado da sola. E grazie per i biglietti della lotteria. Speriamo che vinco. Ciao, ciao. Se vinco facciamo a metà, Ciao. Ciao. Ciao, ciao, cara. Simpatica. Idee chiare, buon senso. È una ragazza pulita. E mignotta. Come ha detto, prego? Dai, svegliati, Ciccio, ma che non ci vedi? 18 anni, carina. Il padre che mestiere fa? Maresciallo. Ecco, e lei va in giro con una borsetta da 400.000 lire. Eh sì, l'ho toccata, era coccodrillo. E il profumo francese, almeno 40.000 lire il flaconcino. Babysitter. Quello è un pretesto per star fuori a far marchette fino alle 3 di notte. Levati l'elmetto, che la guerra... Cosa fai, schivi? È finita la guerra. Io questo l'ammazzo. E quello è suo zio, come io sono tuo nonno, andiamo? Cameriere! Sono qua, sono qua. Dove ti nascondevi? Tieni qua. Calma. Sì. Tieni il resto. Grazie. Fate mettere una lapide sul locale. Qui mangiò malissimo il capitano Lungavista. Grazie. Dammi il bastone, Ciccio. Ecco. Dov'è il bastone? Scusa. Dammelo da questa parte. Su, cammina. Va bene. Adesso andiamo in albergo a fare un riposino. Ma io non c'ho sonno. Dormirai. Avanti. Venga, venga. Ha suonato, signore? Sì, scusi, ha visto Ciccio? Il ragazzo che sta con me, il mio attendente? No. Ecco, appunto. Mai qui quando mi serve. Ha bisogno di qualcosa? Ho bisogno, sì. Lo sa che non posso adoperare le mani e mi lascia solo. Oh. Sì, è un po' imbarazzante. Anche per le piccole necessità quotidiane sono a ridosso degli altri. Mi scusi, A una suora italiana non l'avrei mai chiesto, ma voi olandesi avete una chiesa così moderna. Ecco di qua, prego. Faccio strada, scusi, sa. Sono mortificato anch'io. Farmi aprire la braghetta come un bambino piccolo. D'altra parte, vada pure, sorella. Porti pazienza. Di dov'è lei? Amsterdam. Ah, Amsterdam. Che bella voce giovanile, quanti anni ha? 22. Ah, bella. Grazie, grazie infinite. Pronto! Che bugiaccio, deve essere pazzo. Che grido, mi sveglia dai 3 di notte. E Diana? Starà a scopare col sietto su. L'avevo presa per Diana. Stessa risata. Anche lei in compagnia del zio. Oh, per noi giovani si fa sempre più duro. Tu non puoi dire, le ragazze sono tutte topless. Lo vedi? Hanno aspettato che diventassi cieco io per permettere queste cose. Siediti. Mettiti a sedere. Oh, tu non hai dimenticato il mio filetto, eh? Oh, io non dimentica. Sollecitare filetto per signorina qua, eh? Tu cosa hai fatto? Hai telefonato a Diana? No. Come mai? Guardi che a me di Diana non me ne importa niente. Perché? Non è più la tua ragazza? Sì, la mia ragazza. Mi ci sono divertito un po'. Sì, come quella volta al cinema, quando hai allungato la mano, eh? Brutto zozzoncello. Fa ballare la piccola tu, falla ballare, dai, andiamo, su. Andiamo a ballare. No, meglio di no. Meglio? Io ho grande, grande fame. Tu grande fame, filetto, io. Grande fame te, bella tettona. Toccone, toccone, sì. Buono te. Sì, adesso andiamo fuori, facciamo un bel giro, romba in night e poi... No, non possibile. Io qua fino a chiusura. E allora noi aspettare e dopo chiusura locale fare cosine, sì, ok? Con Pampino. Sì, con Pampino. Oh, però. Filetto, guarda, oh, mi piace. Mangia, filetto. Com'è, buono? No. Questo no manzo, questo vitellone, però buono. Assaggia, bambino. Ma tu triste, tu non parla, tu non piace a me? Forse lui forcino. Io rotto palle. Oh, oh, Ciccio,
Non si risponde così a signorino. Io non mi chiamo Ciccio, rispondo a chi mi pare e come mi pare, va bene? Ciccio, non arrabbiavati, buono bambino. Io ti abbraccio, buono bambino. Sì, tu dai, bacino. Tu chiedi scusa lui. Mi scusi, signore. Va bene, ti potrei mandare a Gaeta per ammutinamento. Ma stavolta sei perdonato, eh? Ai viva! Voi fatto pace e noi festeggiamo, no? Luigi, altra bottiglia champagne, prego. Bene chiacciata. Vai con lo champagne. Beve così tu allegra. Oh, ma è tutta sera mi sta guardando. Beve, bambino, beve. E mica la pianta. Ci ride pure. Chicchio, tu non puoi rifare un poco fitelona. No. Che faccia tosta. Allegria. Senti, a bamboccio, me lo sai di che c'è da guardare? Eh? Sta dicendo a me? Sì, proprio a te. E cos'è che avrei guardato io? Non farò ignori, da quando siamo entrati che guardi la mia signora. Sì, sì, effettivamente stavo guardando la sua signora. Perché ho l'impressione di averla già vista qualche anno fa. In una casa di piacere volgarmente detta casino, può essere. Allora vuoi, Ali? Peccato, eh? Cassius Clay, bravo! Ehi, dove è andato a finire? Il campione! Come tu porti, fammi sentire il muscolo! Esperienze, dopo sentirai l'altro. Allegria! Ciccio, ma tu non ride! Ehi, hai visto che cazzotto che gli ho dato col burino? Ricordatelo, Ciccio, chi mena per primo mena due volte. Grazie, signore, me lo ricorderò. Adesso gli facciamo un bel bidone alla vichinga. Ce ne andiamo via e chi si è visto, si è visto. È uscita, guarda un po', controllo. Non ancora. 100.000 lire di conto per un filetto, 3 bottiglie di champagne e una palpatina alle tette, hai capito, la mignotta? Eccola, signore, è uscita. Che fa, eh? Che sta facendo, Ciccio? Sta cercando? Guarda. Sì, sta lì ferma e guarda da tutte le parti. È incazzata, eh? Sì, incazzata lei. Ammazza. Va bene. Vieni allora, va, filiamocela adesso. E apri bene gli occhi. Se vedi un bar aperto, fermati che ho la gola secca. Ciccio, tu mi sei amico? Certo, signore. Ma guarda che l'amicizia è un impegno serio, eh? Sarebbe? Lo sai cos'è un amico? È un uomo che ti conosce a fondo e nonostante ciò ti vuole bene. Hai capito? Sì, signore. No, rifletti su questa verità. Attento! Ma cosa fai? Ma sei ubriaco? Un ubriaco che guida un cieco, facciamo proprio una bella coppia. Taccati, va, che prendo io il volante. Di qua. Li hai gli scontrini del bagagliaio, almeno? Sì, ce li ho. E allora forza, gambe in spalla e il primo treno per Napoli è nostro. Sono proibiti perché l'autorità hanno paura del colera. Ma se vi volete mangiare un bel piatto di cozze, vi porto io, eccellenza, in un posto dove le serve una borsa nera. Costano un po' care, è vero, ma almeno vi levate lo sfizio. Ehi, ma che fai tu? Che fai, dormi? Guarda, no? Quel coso lì fuori, quello lì, è il maschio angioino, è vero o no? Sì, sì. Eh? Ma voi, come fate? All'angolo ci sta una torrefazione, fanno il miglior caffè di Napoli. E tu dormi invece di guardare questa bella città. Cieco ti voglio! Eccellenza, qua siamo ingorgati malamente. È meglio che scendete, tanto sono due passi a finire. Avete predati nominatamente! Ma cosa fate? Non vedete che imboccate tutti il funerale? È un onorevole! Ciccio, le valigie, le prego! Dove sei? Fausto, ti faccio assaggiare questa lacrima Cristi che ho conservato per le grandi occasioni. Bravo, Vincenzo, porta, porta. Raffaele! Arrivo! Porta due bicchieri da te. E chi i bicchieri, signor tenente? Dimmi che servo io.
Che cosa devo dire alla mamma per il pranzo? Complimenti o insulti? Complimenti, complimenti. Io darei 7 agli spaghetti, 8 e mezzo al fritto mare e 10 al vino. Ah, ma ve lo siete scolato tutto, eh? Bene, bravi. Fausto, vediamo se indovini. Che vino era? Direi pane perso, 12 gradi, annata a 70, va? 71. Sara, poi dì alla mamma di prepararmi il conto che voglio regolarlo. E perché? Non è ancora la fine del mese. Tu non ci pensare, fai come ti dico io. Ma che stai facendo? Te lo bevi tu il caffè? No, sto assaggiassi e bevono bene. Ah. Ah, non ti scordare che questo è del tenente mio, eh? Ciccio, che mi fai accenni? Senti un po', ma chi sono tutte ste ragazze? Sono parenti? No, l'hanno conosciuta da bambina e se sono affezionate. E poi la mamma di Sara c'ha un ristorante e il tenente si fa portare da mangiare. Dimmi un po', te quale le faresti? A me mi piace quella laggiù. Te credo, è la meglio di tutte. Hai visto che personalino che c'ha? Come si chiama? Sara, ma con quella c'è niente da fare. Vieni, vieni, che te faccio vedere la cuccia quando dormi. Che pure desse, Romano? Perché non si sente. Hai visto che casa gagliarda che c'è il cieco mio? Senti un po', ma perché ha detto che con quella non c'è sta niente da fa'? Perché si è innamorata del cieco tuo, innamorata cotta. E lui lo sa? Lo sa, ma se ne frega. Forse perché non può vedere quanto che si è fatta buona. Hai visto che occhi che c'ha? Belle, sì, se son me. Ecco, questa è la stanza e quella della cameriera. Chissà poi perché il tenente proprio in sti giorni l'ha mandata via. Sì, sì, la stanza mi piace, la prendo. Senti un po', ma com'è il tenente tuo? È un po' strozzo, ma è buono. Oh, sai come lo saluta la mattina quando arrivo? Buongiorno, signor tenente. Lui si crede che sbatti i tacchi e mi dice stai comodo, eh? Ha capito? Oh, oh, ma che ti ha fatto? Non mi mettere le mani. Perché, sennò che c'è? Stai calmo. Ma vedi questa, vedi. Leviamo la tavola. Ah, prendiamo tutto quanto qua sopra. Uffa, io mi sto scucciando. Perché non facciamo un gioco? Vabbè, facciamo un gioco, sì. Ho io un gioco bellissimo. Che gioco? Mosca cieca! Ma che gioco mi piace! Ma cosa fai, Fausto? Matto! Ma non qua, Fausto, che non mi vedi? Prendimi, prendimi! Scappate, mio signor tenente, posso andare? Va pure, Raffaele. Domani mattina cerca di venire puntuale e ricordati di portarmi lo yogurt. Sì, signore, alla fragola? Alla fragola. E non salutare, lo sai che non ci tengo. E io t'ho voluto bene a te. Fausto, dove sei? Vieni qua, sono qua. Ti stai scocciando? Beh, diciamo che non mi diverto. Ma non ti piace nessuna di quelle ragazze? Ines, Michelina, mia sorella Candida. Mi piaci tu. Bel successo ho avuto. Senti, vieni dentro ad aiutarmi. Certo. No, andiamo al cinema delle Palme, danno un film vietato. Sì, vietato, che bello. Buongiorno, Vincenzo, andiamo via. Abbiamo messo tutto a posto. Non andiamo fate la solita gaffe, non dite ci vediamo domani. No, no. Grazie, ragazze. Ringraziate a mamma. Va bene. E stai. Allora è arrivato il momento. Fausto, cosa hai deciso? Quando? Sta zitto. Che succede? Succede che queste sciaguratelle non sono andate via. Stanno qui ad ascoltare i nostri discorsi. Date via! Senti, dimmi del viaggio. Dove vi siete fermati? Genova e Roma. E le donne? Guarda che non sei obbligata a dire bugie, tanto a me non importa niente. C'è stata che femmine? Eh? Di? No. Cretine, idiote. Tutte dovrebbero corrergli appresso. Tutte, non è vero? Se lo dici te. Senti, te l'ha detto perché è venuta a Napoli? No. E di me? T'ha parlato? Ti ha mai detto niente? No, però... Però? Non so se faccio bene a dirtelo. Dimmelo. C'ha la tua fotografia nella sua valigia. Senti, però non glielo dire che te l'ho detto, eh? No. Giura. Giuro. Guardalo quanto è bello. Ma non è vero che è un grand'uomo. Non ci sta nessuno come a lui. Sì, sarà un grand'uomo, però è pure un bel rompipalle, eh? Sara! Sì? Ma non vieni! Su, spicciati!
Ma che fretta tenete? Andiamo al cinema! È cominciato dopo, se no, Dai, muoviti, forza! Andate avanti voi, che vi raggiungo subito. Sei tu, signorina? Sì, Fausto. Ti devo parlare. Fammi parlare. E invece niente. Zitto. Capito? No, non voglio sta zitta. Ciccio! Eccomi, signore. Dove ti sei cacciato? Comando. Stai qui. Mettiti a sedere se c'è una sedia. Comunque stai qui. Ciccio, per Dio, ti ho detto di non muoverti. Dimmi almeno, perché sei venuto a Napoli? Sono venuto per far conoscere a Ciccio la più nordica delle città africane. Non scherzare, Fausto. Sapevo che vi telefonavate con Vincenzo, ma non pensavo che saresti venuto. Perché? Qual è la ragione? Beh, una ragione c'è, visto che sei così curiosa. Sono venuto qui per niente. Adesso basta, su, va a casa. Scusa, fa la brava, va a casa e lasciami solo col mio Ciccio, che abbiamo un sacco di cose da dirci. Vai, vai, vai. Fausto. Bel vestitino, Sara. Eh sì, bel colore soprattutto. È il colore che ti sta meglio. Anche tu, Ciccio. Sì, signore. Cosa stai a fare sempre qui fra i piedi? Vai, vai a vedere il paesaggio. Vai! E piantala con questa lagna! Non puoi suonare qualcosa di più allegro? Ma questo modo frigide, tazze, caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marsite, ma è tante caccia avuto, tante caccia ci dà, otto c'è sotto la tazza, fino in bocca ma d'arrivò. Il coraggio ce l'ho, ma la paura è tanta. Paura di che? Il peggio che ci poteva capitare c'è già capitato. Che fai, ti tiri indietro? No, no, sono d'accordo, Fausto. Sara voleva sapere cosa sono venuto a fare a Napoli. Sospetta qualche cosa? No, non credo. Dovresti essere più gentile con lei. Ti vuole bene. Tutte ti vogliono bene, ma lei ha proprio preso la cotta. Perché non le parli? Secondo te sono ancora vergini? Capitano, ma impazzisci. Sono poco più che bambine. Donne sono. Per te il tempo non passa mai. Donne! Altro che parlare con loro. So io cosa bisognerebbe fare, va? Tu non hai rispetto per niente e per nessuno. Meglio andarsene a letto, va? Ciao, capitano. Ciao, zia. Una vecchia zia, ecco quello che sei. Nessun rispetto. Nessun rispetto. Sì, signore. Comandavo la caserma di Obassano in Piemonte. Voi, capitano, che siete di quelle parti, mi avrete sentito parlare. Una caserma a modello.
Eravamo al secondo anno di guerra. Beh, vi assicuro che un baccalà come quello che si mangiava il venerdì da noi non l'ho mai più assaggiato, mai. Il cuoco era un livornese. La guerra sarà scomoda, non dico di no, ma diciamo la verità, anche il suo lato piacevole. I miei soldati mi volevano bene. E sapete perché? No. Perché li facevo cantare. Ma mica canzoni di guerra, per carità. Ho comprato una bambola rosa. Ve la ricordate? Ho comprato una bambola rosa. Piccolina come te. Colonne, guardate che sono quasi le 4, non vi aspettano per la partita. Avete ragione, il dovere mi chiama. Ne in volo. Vedi, Vincenzo? La nostra disgrazia non è poi tanto grave. Anzi, diciamoci fortunati. Meglio ciechi che cretini come quel povero colonnello. Un cretino piramidale. Troppo cretino per essere solo colonnello. Ma ve lo immaginate voi? Una compagnia di alpini che canta "Ho comprato una bambola rosa". Signore, il colonnello era qui, ha sentito tutto. È andato via senza fiatare, eh? Ritirata strategica. Io scommetto che tu lo sapevi e l'hai fatta apposta. No. Fausto. No, se avessi saputo che era qui, credi che gli avrei dato solo del cretino. Mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia. Signor Fausto, ecco il doppio whisky con ghiaccio. Grazie. E per voi, tenente, il solito nocillo. Vi è piaciuta la spigola? Buona, buona. Ve l'ho spinata bene? Bene, grazie. Pensate che mi sono messa perfino gli occhiali. Non li metto mai, ma per voi ho fatto un'eccezione, brava. Capitano Bella. Hai sentito che cosa ha detto? Stasera vuole dare una festa. Ha ordinato anche dello champagne. Ma che festa? E per chi poi? Non lo so, a me non mi ha detto niente. Sì che gli sono amico. Almeno spero. Amico? Non ti fare illusioni. Lui non ha mai avuto amici. Mai. E tu allora? Io? Certo, nessuno riesce a capire come ho fatto a innamorarmi di lui. Se fosse vivo mio padre, lui sì che capirebbe. Vedi, il mio non è lo stupido amore, lo sfessamento che credono tutti. Io ho soltanto deciso. Ho scelto. Sì, tu hai scelto, ma se lui non vuole... Prima o poi dovrà cedere. Si dovrà pure rendere conto che senza di me non ha ragione di esistere. Come io senza di lui. Ma che cosa si staranno dicendo? Oh, stanno sempre lì a parlare quei due. Vorrei saperlo anch'io. Senti, io devo tornare perché se lui non mi vede, sì, volevo dire... No, aspetta, parliamo. Senti, ti posso chiedere una cosa? E dilla. Ma proprio d'un cieco ti dovevi innamorare, e neanche tanto giovane, con tutti i bei ragazzi che ci stanno in giro. Sì, li conosco i ragazzi, tutti stupidi, vuoti, pieni d'aria. Grazie, anch'io. Non te la prendere. Scusa, ma tu ti vuoi paragonare con lui? No, no. Adesso ti imparo un gioco. Prova a bendarti gli occhi e gira per la casa e cerca di riconoscere con le mani tutto, i mobili, gli oggetti. Facevi così? Io? Ma chi te l'ha detto? Va bene, ho capito. Ma che hai capito? Quanto tempo è che lo conosci? Da 7 anni. Io ero ancora una bambina. E lui veniva spesso a trovare mio padre. Erano legati dalla comune passione per i cavalli. E fu lui quella volta a darci i biglietti per il concorso ippico Città di Napoli. Io ancora non lo conoscevo, anche se ne avevo sentito molto parlare in casa. Ci andai solo perché sapevo che lì avrei incontrato Nicolino, un compagno di scuola del quale credevo di essere innamorata assai. Poi Fausto ci doveva riaccompagnare a casa in macchina. Io mi misi seduta davanti per stargli vicino. E quando papà mi disse di sedere dietro, sentii salirmi il groppo alla gola. Non sapendo come giustificare le lacrime che stavano arrivando, scappai via e tornai a casa a piedi. Lo rividi l'anno dopo. Era successa già la disgrazia, ma io non lo sapevo. Là, avanti, vieni a fare il bagno. Ciao. Ciao.
Che cafona, non ti ho chiesto nemmeno il nome. Come ti chiami? Giovanni. Ciao Giovanni, e grazie. Sor tenente, silenzio, ha bisogno di me, io andrei a far bagno. Vai caro, vai. Vai, vai, lavati. Ciccio, ma che sta a fare? Vieni a far bagno pure te, no? Vuoi fare un bagno anche te? Lo farei, ma non c'è il costume. Beh, un paio di mutande le trovi, no? Però prima accompagnami a fare un pisolino. Dove sei, oh? Tu vieni, Vincenzo? Vai, vai. Numero 5 è questo. Chi è? Siamo nude, non entrate! Sono nude. Hai sentito, infelice? Tu che hai la disgrazia di vedere non hai il diritto di entrare. No! Salve per le bimbe! Siete qui, pecorelle, attente che il lupo cattivo vi mangia adesso! Ah, di chi è questo bel puletto? E queste tettone? E queste tettine qua? Venite qui, carognette, fatevi toccare! Dove siete, carognette? Dove scappate, eh? Con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Sento un profumo di donna. Si va tutti. Chi sei? Casa mia. Chi sei, pecorella? Così. Chi sei? La festa. E già ti girava la testa. Ciccio! Tu che ci vedi, vieni un po' qui! Non ti perdere lo spettacolo! Chiamano anche te, non senti? Vai! Sì, vado. Questa torta, qui che spengiamo noi, dov'è? Bene, adesso stappiamo lo champagne. Coraggio, lo champagne. Ciccio, guardalo qui lo champagne. Ecco qua che faccio io, allegria. Bevete, bevete tutti, alla vostra salute e alla nostra. Bevi anche tu, Vincenzo. Bevi che oggi ci siamo e domani non si sa. Che faccia, sta ballando, balla, sì, praticamente nuda. vediamo un po' chi è, fatti toccare, se le mie mani vedono bene queste tette, questo culetto, sono di Ines. Fammi sentire, sì, è Ines, ho indovinato. Bravo, è
io chi sono? Indovina. Sei no, candida. Bravo. Ma questa è Sara, ma perché ti sei tagliato i capelli così corti? Vai via, Sara, fatemi bere! Forza, Vincenzo, stai bevendo anche tu? Bevo! Riempire! Beviamo! Non voglio vedere musi lunghi, coraggio! Riempire il bicchiere sempre! Basta, perché non ci leggi la mano? Sì, leggi la mano! Vediamo un po', mettila sopra la mano. Quando fa così lo prenderei a schiaffi. Lo fa apposta a ignorarmi, a fare lo stupido con le altre. Tu, chi è la prima, Michelina? Crede di farmi rinunciare, ma non mi conosce. No, senza ridere, perché non provi a farlo ingelosire? E come? Magari facendo la stupida con me. Ti piacesse, Monte di Venere sviluppato, tendenza all'amore sessuale, insomma, preferisci il materasso al chiaro di luna, va? Ormai tu. No, non è vero, io sono romano. Sì, sei romano. Perché prima avrà detto? Oggi ci siamo, domani chissà. Forse ha deciso di partire. Giovanni, se decidesse di partire all'improvviso, qualsiasi cosa decidesse in mia assenza, mi prometti di venirmi a chiamare? Te lo prometto. Linea del cuore un po' incerta. Avrò figli? No, però prendi lo stesso la pillola, perché non si sa mai e non voglio responsabilità. Allora, tu avrai molte soddisfazioni dal tuo lavoro. Riceverai denaro da diversi uomini. Sì, beh, insomma, cassiera o puttana, sì. La linea della vita è lunga, Avrai oltre di 80 anni. Ma perché stasera non lo amo? Quando fa così non lo sopporto. Oh, se hai cambiato idea, io sto sempre qui. E quelle tre stupide. Ma le senti, parano tre galline. E a me, Fausto, non me la leggi la mano, a me. Adesso tocca a me. Certo, Sara. Dai, Fausto, a lei. Che dice? Leggilo questa mano, che dice? Io rientro a caserma perché il colonnello mio, se non mi vede, non spegne la luce. Chi è? Grazie che tenga le mani occupate. Perculì. È fermo. Sor tenente. Ciao, Raffè. Sor capitano, sempre all'ordine. Finiscila di toccare, metti giù quelle manacce. Un giorno rimpiangerai, Pipo. Io t'ho voluto bene a te. Tu m'ha voluto bene. Sei tu? Sì, sono io. Non vai a dormire? Fausto, ti prego, soltanto due parole. Va bene, sentiamo. Ma niente lagne sentimentali, eh? Volevo solamente dirti che quest'inverno verrò a Torino a studiare. E mamma è d'accordo. E io no. Non me lo puoi proibire? No, certo. Ma sarebbe un errore. E tu lasciami sbagliare. Ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Non ti sembra che la mia vita sia abbastanza complicata? Voglio starti vicino. Starmi vicino per che cosa? Solamente starti vicino. Per che cosa starmi vicino? Per assistere l'infermo. Sostenermi col tuo sacrificio. Sono autosufficiente io, lo vuoi capire? Non ho bisogno di nessuno io, di nessuno. Dov'è il bastone? Dov'è? Chi ha preso il bastone? Sei autosufficiente, allora prenditelo da solo, il tuo bastone. Fausto, che cosa è successo, Fausto? Niente, bevi.
niente. Quel Fausto è un fenomeno. Ma con gli gentini che scassa mille. Ah, le risate come siamo. Ma tu che fai? Vieni con noi. L'ordine di accompagnarvi fino a casa. Ah, non hai paura di stare solo con tante ragazze? Il pericolo è il mio mestiere. Veramente? Uè, ragazzi, io mi siedo un momento. Ho bevuto troppo. Ma quello che hanno bevuto quei due, però. Ah, quel vincentino era proprio ubriaco, mamma mia. Giovanni, senti, ma tu come fai di cognome? Bertazzi. Bertazzi? Senti, Bertazzi, se tu dovessi scegliere una di noi, chi sceglieresti? Scegliere in che senso? Una volta o per sempre? Una volta, carino, lui, ma per chi ci hai preso? Ma perché tu dicevi per sempre? Certo. Carina lei, ma per chi mi hai preso te? Oh, senti, Bertazzi, le sai le barzellette? Mica tanto. E quella del trapianto non la sai, eh? No. No, e mo te la racconto io. State zitta, Michelina, per piacere. No, senti, senti, perché non gli racconti una dei due tre? No, che cosa? Io, niente. Allora raccontiamo quella delle lettere. Ma perché si è spenta quella luce? Che bisogno aveva di spegnere la luce, lui? Vieni, presto! No! No! Mio Dio! Basta! Respira ancora. Fausto. Sei ferito. No, è vero. E tu che fai lì? Vieni qua, aiutami. Portiamolo via. E lui? A lui ci penseranno gli altri. Fausto, vieni. Vieni avanti. Vieni, Fausto, vieni. Ubriaco suonato com'è, gli hai fatto ingoiare pure il sonnifero. Ti rendi conto che può crepare? Almeno mi dicessi dove lo portiamo. In una casa di campagna. E di mia madre non ci abita nessuno. Ma perché portarlo via? Che ragione c'è? Non voglio che lo accusino. O che gli facciano del male. Madonna mia, gli vuoi allentare quella cravatta che almeno respiri? Ma perché i tuoi colpi? Li hai capiti tu quei tuoi colpi? E perché lui niente? Era ubriaco, forse ha avuto paura. Paura no. No, perché no? All'ultimo momento può darsi che... Paura no, lui non può aver avuto paura. Siamo arrivati. Senti, bisognerà andare a comprare qualche cosa. Ci sta un emporio in fondo alla discesa. Prendi un po' di caffè, sigarette e brioche. Va. Io dovrei essere già in treno. La mia licenza è scaduta. Se tutto va bene, finisco solo in prigione. In prigione è un casermo, non è lo stesso. Ce l'hai i soldi? Sì. Quanto durerà questo sonnifero? Quasi niente. Ci è abituato. E va, va, va te. Sì, vado. Ma che fai? Questo non è morto. E che ne so, era un pensiero. Chi è? Dove sono? Non parlate. E Fausto? Il capitano dov'è? Dovete stare buono, tranquillo. Questi li mettiamo alla Madonna. Fa un po' te. Sorella, sorella, come sta? Sta bene, sta una bellezza. Ah, sì? Sì. Commissario, questo ci seppellisce a tutti quanti. Questi grandi invalidi tengono la pelle dura. Scusate, ma voi cosa volete? Commissario, io sono giornalista e faccio il mio lavoro. Beh, pure noi a Immagambà, commissario. E questo fa notizie. Abbiate pazienza. Ma quale notizie? Scrivete che un militare di grado, sprovveduto dell'uso della vista,
nel pulire la pistola d'ordinanza si è accidentalmente ferito all'emitorace sinistro. Ma perché? Un cieco, scusate, dovrebbe pulire una pistola. Ma che ne so io, sono fatti suoi. E voi, donna Natalina, quando avete un po' di tempo, con tutto comodo, domani, dopodomani, portate vostra figliola Sara e quel capitano, come Fausto. Si chiama? Ci facciamo una bella chiacchierata così alla burra. Insomma, verbalizziamo questa pulitura di rivoltella. Colonnello. Sul colonnello. Comodo, comodo. Ma perché vi siete messi a lutto? Ma perché non è morto ancora? Ma no, sta bene. Sono proprio contento. Contento. Su, su, colonnello. Ah, colonnello, ma siete contento o non siete contento? Ma... cacciato. Ma sta bene? Sì, sì. Chissà cosa diranno i giornali. E tu vai a pensare ai giornali? Beh, non succede tutti i giorni che un cieco cerchi di... Non dire cieco, non dire invalido, te lo proibisco, hai capito? Ma che gli ho chiesto mai? Di sposarmi? No. Di stargli insieme, stargli vicino, soltanto questo. Con una parola mi avrebbe. Da sola. Ha chiamato, eh? No, no. Va, va a vedere che forse ha bisogno. Ciccio, sono io. Come sta, signore? Sta meglio? Sì. Accendimi una sigaretta. Sì. Chi è? Nessuno, signore, siamo soli. Del ghiaccio. Vai in cucina, prendimi del ghiaccio da masticare. Di ghiaccio qui non ce n'è, signore. Perché? Dove siamo qui? Che ore sono? Le 11. Le 11. Sara dov'è? Vuole che gliela chiami? No, 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 non deve stare qui, non la voglio. Mandala via, che non mi sia intorno. Ciccio. Signore. Non sono un leone. Credevo. E invece no, non lo sono. Ho avuto paura. Psst. Chi è? Torno subito. Ciccio. Il commissario ha messo tutto a tacere. Qui stava a Napoli, a Ciccio. Tiè, t'ho portata la divisa. Ah, grazie. E il Basco mi l'ho trovata però, Lui come sta? Sta meglio. E Sara? È dentro con lui.
No, dico, tutta la notte insieme, di lei niente. Ma che cazzo stai a dire? Che male ci sarebbe, l'uomo è sempre uomo. E poi Sara è una bella sventola. È una brava ragazza e basta. E beh, perché una brava ragazza è uno che faccia prova. Aspettami sulla strada, va, va, va. Fa presto però, Sì. Io ti ho voluto bene a te. Oh, io una volta gli avrei badata però. Tu m'hai voluto bene a me. Povero Vincenzino. Che scherzo gli ho combinato. Vieni, te la regalo. Grazie. Lui non è morto. E io sembro io. Aiutami, va? Dammi un fiammifero che qui nemmeno l'accendino funziona più. Stellette, si liquida, eh? Allora? Parti, eh? Non vuole che telefoni a Torino o a suo cugino a Roma? Ah, per carità. Vai, vai. La vacanza è finita. Comunque non è stato un viaggio inutile, no? Hai visto tante cose. No? Hai visto com'è fatto un uomo. Ciccio. Lo sai chi sono io? No. L'undici di picche. Ma non esiste. Appunto. Una carta che non sta nel mazzo. Buona per nessun gioco. Ciao, vecchio. Arrivederla, signore. Vuole che le prenda il bastone? Sì, dammelo. Cosa stai a fare lì? Vai, 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 vattene. Vai via, tu e Sara. Andate via. Signore, ma lei... Non ti preoccupare per me. Vai via, tutte e due. Sì, sì, signore. Vai! Levati dai piedi, tu e quello là. Portalo via! Sara! Sara! Tu sai camminare, Sara. È difficile, sai, accompagnare un cieco.